ai cittadini e agli studenti, perché comunque abbiamo visto che ogni volta che si fa informazione il risultato in termini di raccolta differenziata si vede già dalle raccolte che ci sono subito dopo l'informazione che viene fatta con i cittadini. Questo è tutto qua. Posso fare una domanda? Sì. Ascolta, una cosa ti volevo chiedere. 1.224.000 sono una cifra importante. No, senza niente togliere a Lesacom, che mi fido fino a prova contraria di Lesacom. Volevo chiedere se è possibile, non si potrebbe vedere altre aziende che fanno lo stesso tipo di lavoro, il piano finanziario di altre aziende, cioè per vedere se Esacom, diciamo, è concorrenziale con altre, oppure è più, non so, è più cara di altre, più cara di altre, più economica di altre. Tanto per avere. Sicuramente, ma il confronto è già stato fatto anche a livello provinciale su altre. Sì. Non siamo sicuramente messi in. No, ti sto dicendo questo. Ah, no, dicendo ho spesso che come quando si va a comprare qualsiasi cosa, fa un po' di raffronti. E volevo chiedere quanto è che dura il contratto con Esacom nostro? 2022. Scade nel 2022. Sì, adesso con le nuove regole. Con le nuove regole. Cioè quanto dura 15 anni? Il problema è un po' più complesso, cioè nel senso che discutevamo che. No, era per capire quanto dura il contratto. È stato fatto una riunione l'ultimo discorso di Esacom che è stato fatto e il problema è anche venuto fuori, cioè nel senso che su un quadro più generale oggi su uno screening, non so se c'è il coso di chi gestisce oggi queste cose sulla provincia, qual è la cosa, ce l'avevo, era stato distribuito un quadro di gestione del Basso Veronese. Ci sono più società tra cui anche alcune private che gestiscono oltre ad Amia da questa situazione. Il quadro non era penalizzante per le nel senso di tariffe, di funzione, altre cose e via. Il quadro del contratto con Excisi che scade appunto tra 10 anni. In quanto è stato fatto questo contratto? Mi pare che 15 anni. Non ti sembra troppo? Lo so che non l'hai fatto te, però. Può darsi. Però il problema non è questo, è che ci sono movimenti in atto, che stanno portando agli accorpamenti, quindi dobbiamo anche vedere il piano regionale che verrà fuori dalla regione sul smaltimento dei rifiuti. Lo faranno forse? Non so, nel senso che ci sono forti contrasti e ci sono anche forti problematiche, però al di là di questo, una volta o l'altra ci si arriva, quindi sicuramente prima del 22, su questo non c'è alcun dubbio. E quindi da questo punto di vista probabilmente il tema si sposta un attimo, perché anche solo nell'area veronese, lo saprete benissimo, ci sono movimenti anche pesanti e quindi credo che è uno dei problemi, oltre a quello che dici tu, che è sicuramente un problema da valutare, il problema vero è se noi riusciremo ad avere un minimo di controllo territoriale ancora su alcuni servizi, tra cui anche questo dello smaltimento del rifiuto dell'acqua, o se ci sarà un riaccorpamento più complesso che ci veda più o meno colonizzati la città. Quindi io credo sia questo il problema. Questo inciderà non solo in termini di controllo politico complessivo del territorio, ma probabilmente inciderà anche in termini di costi, perché è chiaro che se il problema viene raccolto in un unico bacino, come sembra che sia la proposta regionale, che poi potrà andare su tutti i bacini, è chiaro che cambia tutto, perché vuol dire rimettere in moto la questione dei conferimenti, dei smaltimenti, degli scarichi, dei territori, Mi pare che la partita oggi sia più complessa, ma non lo dico per spostare il tema, lo dico perché è effettivamente più complessa rispetto a una scadenza del 22 che probabilmente noi non vedremo, perlomeno non vedremo in questi termini, neanche in termini di appalto, quindi però l'osservazione è corretta. Se arriveremo nel 2022 e si dovrà rinnovare il contratto, invito caldamente a farlo un po' più corto, perché quindi non costa niente, sembra che siano troppo, sono 2 anni. No,
è un invito perché tu no, 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 no. È un invito perché okay. Insomma i contratti si possono, okay. Si devono fare anche più corti. Osservazione corretta. Sono altri interventi? Abbiamo quindi istituito l'osservatorio di attività produttive qua a Brasi. Allora, nella prima riunione che abbiamo fatto è venuto fuori la necessità di parlare di rifiuti per le attività produttive, sia magari la nostra industria, ma anche l'artigiano, il commerciante, eccetera, che magari può essere un soggetto che occupa magari poco, poi per motivi di spazio, poi per motivi di tempo, questa differenziata, ma anche per la possibilità di avere, di dare appunto pubblicità di riduzioni eventuali eccetera per le attività in questo momento. Lo volevo chiedere se lei o il suo delegato era disponibile a venire una prossima riunione per illustrare, perché tante volte le ditte il titolare per tanti motivi non sa della possibilità di queste riduzioni o magari non prende la dita. Però dobbiamo studiare insieme un sistema per divulgare questa cosa. Qui sono certe realtà, tipo, non so, ovviamente le officine meccaniche, colazione di auto, che loro smaltiscono olio, lamiere, carrozzerie, eccetera, pagano un sacco di rifiuti e loro magari conferiscono meno di una famiglia che magari paga poco. Allora, ecco, si voleva studiare insieme un qualcosa che possa aiutare queste attività, insomma. Magari se siete disponibili, la prossima riunione magari lo comunicheremo. Ma... Sì, allora... Oltre agli incontri con i cittadini, noi facciamo incontri con le associazioni di categoria, perché la settimana prossima c'è Roby Gasio con l'associazione simile a quella che lei ha. C'è la piena disponibilità a fare gli incontri anche con le utenze non domestiche, perché ci sono degli aspetti che vanno approfonditi e vanno chiariti, perché insomma anche i produttori di rifiuti speciali devono capire che la tariffa non la pagano per tutti. Quantomeno i rifiuti pericolosi non sono inclusi nella tariffa, non si può pretendere di buttarli nel servizio della raccolta caricando costi agli altri. È una materia molto delicata, disponibilissimo ad approfittarla. Se mi è permesso, Sindaco, volevo precisare il discorso dei 15 anni. I 15 anni sono stati fatti perché il codice ambientale prevedeva che nel caso in cui ci fossero affidamenti e associazioni fosse minimo di 15 anni. Questo problema è stato un po' superato dal maxiemendamento, perché se non si fa niente il 1° gennaio dell'anno prossimo dovrete trovarvi un'azienda che vi fa la raccolta dei rifiuti. Se invece si fa qualcosa, la vostra azienda, perché è sempre la vostra azienda che ha un valore, dura altri 3 anni, e vi ricordo che la vostra azienda è la 20ª a livello nazionale e fa parte delle eccellenze del Veneto come posti ad abitanti. No, non me la prendo, perché quello che insisto sempre è nel far capire agli amministratori che questa è la loro azienda, questa è l'azienda dei comuni. Io sono la legge dice che io sono la longa mano dei comuni, sicché quando credo non possa esserci nessun amministratore che chieda un servizio che non è incluso nel piano finanziario, questo servizio non venga fatto. Credo che tutti possano confermare il fatto che quello che non è previsto viene sempre fatto, e è dal 2008 che non vengono chiesti costi aggiuntivi rispetto ai piani finanziari. Guarda, io non l'ho capito. No, ma io sto cercando di far capire. No, mi sembra che si stia. Sto cercando di far capire che azienda avete, che 19 comuni hanno, anche se non fa parte di questa azienda, è un'azienda che se ad oggi rimane così com'è, il 1° gennaio del 2013 ha 70 dipendenti per strada. Pensateci voi, ci devono pensare i soci. Grazie. Abbiamo da rifare in base a un decreto.
all'interno del piano tariffario ci sono le decisioni di quali categorie vengono a incidere più delle altre. Ecco, questo era quello che volevo capire io, cosa ne pensavano le persone. Però quello che chiedo, se non c'è la risposta, assolutamente disponibile, ma non sono in grado di dirti adesso. Perfetto, comunque nella delibera di giunta immagino che verrà fuori questa cosa. Spero che ci siano i criteri per cui si è scelto una cosa piuttosto che l'altra. I criteri complessivi sono determinati dall'assemblea, comunque non dobbiamo stare a fare che possiamo accettare o non accettare, possiamo modificare, in questo senso possiamo modificarlo, cioè. Sì, nel momento in cui arriva va bene, cioè dovrebbe da capire, come ci si sposta come amministrazione. Questo è quello che chiedo come impegno, insomma. L'impegno penso che si possa rinnovare. No, non è un impegno, un obbligo, cioè nel senso che dovrebbe un obbligo lavorare. Cioè, nel senso che il programma per molti anni è stato legato al discorso sociale in cui le attività produttive pagavano più. Okay. Questo più di ICI, più il resto. Ancora adesso si sta portando avanti. Se da parte del consigliere Prezzi c'è un'idea contraria, cioè facciamo pagare di meno l'attività produttiva, può essere un futuro qualcosa di diverso rispetto a quello che già pensava. Può essere, non lo so, avere un'idea a proposito. No. Cioè, è chiaro che l'amministrazione cerca sempre di fare il meglio per... Perfetto, io volevo sapere qual era la vostra idea di teatro. Non è che io... La linea è quella di mantenere comunque un servizio sociale che sia adeguato e corretto per la popolazione, allora non è che dobbiamo star lì a far pagare tutte le attività produttive, però mi riallaccio a un discorso che si è fatto prima anche del consigliere Moresi. Io per esempio lavoro in una ditta, in una società che produce di rifiuto solamente carta e cartone, quindi io dovrei ricevere con una certa logica i soldi anziché darli. Vabbè, però noi paghiamo anche perché mi sembra che sia un dovere sociale per una ditta che si insegna. Carta te la rivendi? No, la carta la rivendi. Esatto, quindi io dovrei ricevere i soldi, invece paghiamo in base a quello quadro, con una tabella che è riportata ma no, sulla stessa fattura. Quindi non è che stai lì a fare i fuzzi su un discorso del genere, perché altrimenti creiamo dei costumi talmente grandi che veramente dopo avremo comunque dei problemi. Io sono anche dell'idea che un'attività produttiva che a sede hanno casa, qualcosa per il sociale deve comunque fare. Se quel qualcosa è anche corrispondente a pagare un po' di più di tasse per favorire la società di locale, penso che sia un dovere di questa attività produttiva di Torino. Non te pensi, mi sembra. Sì, no, solo un minuto. Cioè, penso che Pezzi ha voluto chiedere se la linea che viene mantenuta, la linea politica che viene mantenuta, è quella che stava mantenuta anche negli anni scorsi, cioè quello di praticamente far pagare un po' di più le attività produttive e meno da questo punto di vista del privato, no? O se pure intendete, diciamo così, cambiare. No, cioè questo penso che questa è una richiesta che è comunque ogni comune socio può decidere se agire di più verso la, diciamo così, le attività produttive o verso una. No, no, non credo sia proprio così. No, cioè, nel mio mercato del piano tariffario che viene fatto. No, scusa, ho detto prima nella discussione, la proposta di Esso è quella di mantenere invariate le tariffe che il commissario ha approvato l'anno scorso, sicché nella determina commissariale, quella dell'anno scorso, c'è tutto il piano tariffario. Soprattutto il piano tariffario con previste le percentuali di, come si dice, di imputazione sulle utenze non domestiche piuttosto che le utenze non domestiche, perché andare a modificare per mantenere le tariffe invariate bisogna applicare quelle dell'anno scorso. Se andiamo a modificarle andiamo a diminuire sia qualcuno ma ad aumentare ad altri, perché torna all'eterno discorso che bisogna portare a casa, incassare meno di 224.000 euro. Ecco, intervenire adesso sulle tariffe secondo me non è neanche congruo, tra l'altro, perché comunque significa modificare, portare a casa 1.224.000 euro, ma andare ad aumentare o diminuire
a determinate categorie. Mantenendo invariate rispetto a quelle approvate l'anno scorso, gli utenti si vedranno arrivare a casa lo stesso identico importo che avevano che hanno pagato nel 2011. Sì, sì. E la proposta che noi come società avevamo fatto era quello, questo è il piano finanziario, con questo piano finanziario le tariffe dovrebbero rimanere invariate. Questa era la proposta che abbiamo fatto alla Giunta e che è stata discussa con la Giunta. E oggi, come dicevi tu Maurizio prima, questa è una proposta che avete fatto voi, che diciamo, non hanno presente i casi e viene mantenuta dai comuni, però questo non vuol dire che non possa essere modificata. Vuol dire che però, qualsiasi modifica della tariffa dell'anno scorso comporterà delle riduzioni a qualcuno e delle aumenti agli altri, questo è specifico. Ma è questo di cui stiamo parlando. Bene, grazie sottosegretario. Facciamo in approvazione a quanto esposto, come esposto dal direttore Barbati, dalla proposta della Giunta, il piano finanziario del 2012 come in atto. Da illuminare soprattutto con tutti i criteri
criteri di sicurezza che necessita una situazione come questa, perché qui si parla sia di incolumità da parte delle stesse persone quanto dei mezzi che si trovano comunque, i mezzi propri prima di salire i camion, gli stessi camion, perché sappiamo comunque essere molto spesso attrattiva di ladri sia per quanto riguarda il carburante ma anche non solo. Quindi quello che chiediamo con questa mozione è impegnare il sindaco e la giunta di individuare nel breve periodo un'area idonea sicura per la sosta dei mezzi pesanti, e impegniamo il sindaco e la giunta ad attrezzare tale area affinché sia garantito un adeguato livello di sicurezza sia per gli automezzi che per le persone che si dovessero trovare all'interno dei mezzi stessi. Questo lo chiediamo anche perché in più riprese in questi primi consigli comunali ci siamo sentiti dire che la convenzione con i vigili che fanno in Isola della Scala andava avanti soprattutto in una direzione che raggiunge il famoso discorso delle telecamere. Quando queste telecamere eventualmente arriveranno e quando sapremo anche, o meglio avremo la disponibilità di poterle allocare, non sarà una cosa da escludere o sottovalutare, ma anche secondo me è una cosa prioritaria il fatto che in quest'area che verrà comunque adibita una sia proprio dedicata per evitare comunque situazioni ancora peggiori di quelle che già ci sono state. Prego. Sì, non so se vale la pena leggere la mozione, visto che più o meno è stata spiegata a voce, però vorrei fare una domanda prima di rispondere, perché io ho trovato scritto due volte questa cosa, che tipo, potevano disporre presso via Maso di un'area, e poi dite anche che praticamente avendo avuto a disposizione l'area di via Maso, avete fatto una delibera in cui mandavate gli autisti in via Maso? Ma è che c'è sempre stata l'abitudine, qua torniamo indietro da anni, da amministrazioni anche scorse, che la zona di via Maso comunque era sempre scenari passati la sera e i camion soprattutto erano lì. Adesso sì, non che sia stato un gran bel vedere, no? Assolutamente, infatti noi non reputiamo quella come l'area idonea eventualmente ad essere presa in considerazione. Ah, ecco, spero. No, perché mi sembrava una nostalgia, perché è mandato via da via Maso, ma noi avevamo dato ok perché rimanessero lì. Questo si capiva un po' dalla zona, ma non è stata letta, però. No, assolutamente. Ecco, allora, diciamo che quell'area era un vero peccato che fosse il parcheggio di campo, come è un vero peccato che sia anche il parcheggio di Corriere. È stata fatta una ricerca, è stato fatto anche parecchio lavoro a proposito. Mi dispiace che nell'ultimo consiglio comunale non eravate presenti entrambi, perché abbiamo parlato proprio di quell'area. L'ultimo consiglio comunale, dicendo, è stato, voi il giorno dopo avete protocollato questo, no? Più o meno, insomma, praticamente quell'area non era nostra, era della ditta Marconcini, e ne abbiamo parlato, perché io poi ero presente come gli altri consiglieri, a lungo, abbiamo diciamo così deliberato, perché dopo tanti anni, parliamo quasi più di 30 anni a questo punto, giù di lì, l'area è finalmente, diciamo così, passata di proprietà del comune. Era della ditta appunto Marconcini, ma non di Marconcini, l'attuale, diciamo così, proprietario dell'impresa, ma del padre. Dal padre passato alla moglie, poi insomma ricevuta, e quindi passate ai figli. I figli ci hanno detto sì, finalmente che prendete quest'area, perché una volta quando si lottizzava purtroppo si lasciavano queste aree, no? Le carni del pesce in cui usufruiva il comune degli spazi, però in realtà non era proprietario. Questo era un po' un paradosso. Quindi per paradosso che i camion venivano parcheggiati in un'area che non era nemmeno del comune. Poi, oltretutto, lì siamo in presenza di condomini, quindi al di là dell'atto estetico c'era anche il fatto che creavano un grosso disagio agli abitanti di quella zona. Perché se, ma come viene riportato sulla mozione, alcuni camionisti sono lamentati di dire ma il mio camion io non ce l'ho, sono topi, quindi mi rubano il gasolio, mi rubano diciamo così il carico, penso che sia però assurdo mettere il camion sotto le finestre di un altro. Cioè, non è che questi condomini dovevano essere, diciamo così, i guardiani del camion di un'altra persona, non esiste, assolutamente. Una volta si costruiva le imprese, si costruiva di piazzare a posto il parcheggio di camion dentro, recintato. Se voi andate a vedere ditte, anche qui a Nogara, costruite magari negli anni 70, voi vedete che grossi piazzali con la scusa che poi c'è la possibilità di costruire circa sul 60% della superficie, l'altra veniva dedicata al parcheggio degli automezzi. Adesso c'è questa usanza da parte di alcune aziende di dare
diciamo così, al responsabile del camion, dall'autista, il camion in gestione, perché il giorno dopo così si alza presto e va a fare la consegna senza tornare in vita. Però questo non vuol dire parcheggiare il camion, come avete detto voi, sui marciapiedi o addirittura sui ciclabili. Quei camion sono in multa. Quindi chiaramente anche in questo caso se avvisate, come vedo che avete avvisato che c'è questo problema, prendete anche il numero di targa, segnalatelo ai vigili perché deve essere multato. Se poi diventa una cosa ripetitiva, ancora peggio. Allora, andando a bomba sull'argomento, quindi siamo d'accordo entrambi, e questo non avevo capito la mozione, ma mi sembra di capirlo adesso, che il camion non andava. Quindi abbiamo provveduto assieme ai quindi hanno fatto nel frattempo una raccolta di firme, pensavo che fosse stata contattata anche voi, sinceramente, perché ha creato parecchi disagi, perché il camion di Tarno lo accendono alle 4 della mattina. Di solito uno dorme, quell'ora, quindi un camion in moto che ha bisogno anche di essere riscaldato, perché appunto il gasolio è una cosa l'altra, per un'oretta non è un gran piacere sentire il ronzio di motore nelle ore centrali della notte. E questo sta succedendo anche con il corriere, e quindi prima abbiamo provveduto ad avvisare gli autisti di camion con un foglietto, diciamo così, del comune e anche a parole di condomini verso gli autisti, invitandoli a parcheggiare in una zona che hai, diciamo così, inaugurato te, Simone, quindi dovresti conoscere la presenza, e due, dove abbiamo la piazza d'armi, anzi due, un attimo, per parcheggio dei camion. Quelle sono state fatte apposta, ok? È una utilizzazione che ha addirittura a disposizione due aree enormi. Lì vi ricordavate che c'era una roulotte che è stata spostata, finalmente. L'abbiamo spostata noi dopo. Anche lì abbiamo fatto il video. No, te hai fatto il video, ma loro l'avevano da mesi, no? Insomma, sta lì. Abbiamo dovuto comunque provvedere a spostarla. E non è purtroppo l'ultima cosa, perché ritorniamo ai discorsi di prima. Purtroppo diventa anche un dettaglio, quindi non è solo tenere a bada un'area perché uno rubino il gasolio di camion, ma è tenere a bada un'area anche perché non ci siano questi fenomeni dove il cittadino purtroppo, diciamo così, che ha l'indecenza di caricare le immondizie in macchina, le paure, poi apre e scarica dove trova queste zone. Non è bello, però purtroppo succede. E succede anche in quella zona. Quindi sarà la nostra cura, quando avremo la disposizione delle telecamere, piazzarle anche in quella zona. Oltretutto, in quella zona verrà fatto, stiamo provvedendo a un bando perché abbiamo più di una domanda, verrà fatto anche un chiosco che provvederà a vendere, diciamo così, bibite e anche a fare qualche pasto caldo, e oltretutto avrà l'obbligo, e questo l'abbiamo messo appunto nel bando che stiamo preparando, di costruire dei bagni adeguati e anche eventualmente con delle gettoniere, per carità, delle tozze adeguate, perché come sapete adesso gli autisti non è più, diciamo così, un lavoro come quello che si faceva anni fa in Italia, in cui l'autista andava a dormire a casa tante volte, adesso sostano e dormono e bivaccano vicino all'automezzo anche per più giorni. Abbiamo autisti stranieri che vanno anche nei weekend, ok? Quindi io mi chiedo dove vanno a fare i bisogni, sinceramente. Facile capire dove. Anche quindi diventa, non vorrei che quella zona diventasse proprio indecenza. Quindi tra il chiosco, tra il servizio che diamo di bagni e docce, una telecamera che tenga controllata la zona, speriamo di eliminare il più possibile fenomeni di ruberie e di eliminare anche il più possibile, diciamo, le indecenze di cui si è parlato prima. Per quanto riguarda gli automezzi invece del corriere, andranno anche queste spostate verso una zona del campo sportivo, abbiamo individuato un'area che verrà posizionata di lampioni, chiaramente anche lì avranno posizionato le telecamere, perché dovrebbero essere 11 le telecamere che vengono date a Nogara. E niente, quindi anche queste faranno le soste solamente per lo scarico e carico, diciamo così, delle persone, ma non sostanzialmente. Era un peccato, ed era una delle cose che continuavo a guardare, era un peccato che questa piazza fosse diventata un parcheggio per corriere camion. Quindi andremo anche dal lato estetico a cercare di metterla, diciamo così, un po' esteticamente un po' meglio, ecco.